27 ottobre 1974, Roma-Milan, una gara che merita un istante di silenzio per la prodezza di Egidio Calloni. La partita terminò 1-0 per i rossoneri e quel gol entrò nella storia. Tra gli eventi che non avremmo mai voluto raccontare c'è l'attentato all'Italicus e la strage di Piazza della Loggia a Brescia. La Valanga Azzurra in Germania nel gigante di Coppa del Mondo portava 5 sciatori ai primi 5 posti: Gross, Stricker, Schmalz, Pietro Giovanna e Töni, che nello stesso anno conquistava l'oro ai mondiali di St. Moritz nel gigante e nello speciale, mentre Piero Gross alzava la Coppa del Mondo. Dino Meneghin, all'epoca a Varese, era il primo cestista italiano a ricevere un'offerta dall'NBA, i Knicks di New York. Il presidente Nixon si dimetteva per lo scandalo Watergate e morivano Duke Ellington e il grande Vittorio De Sica. Pietro Mennea era oro agli europei di Roma e Cassius Clay conquistava la corona dei pesi massimi, pubblico in delirio. Il capolavoro di George Roy Hill, La Stangata, con Paul Newman e Robert Redford, vinceva 7 Oscar. Ai mondiali di calcio in Germania l'Italia veniva eliminata al primo turno. Il colpo di grazia, la sconfitta per 2-1 con la Polonia. La Coppa del Mondo poi l'avrebbero alzata i tedeschi della Germania Ovest. Beckenbauer, Müller e compagnia si dimostrarono più forti dell'Olanda del grande Cruyff.